in questa camera che guarda sul cortile, con questi strilli del bambino interminabili per ore senza sonno, e tutta quella gente là, i loro strilli, i lamenti, le accuse, io finisco col morire qui dentro. Ma perché non credete ai vostri profeti? Ai profeti non si è mai creduto, come si spiega? E se Dio ha parlato agli uomini, perché non gli credono? Il suo potere di persuasione dovrebbe essere irresistibile. Ma tu hai sempre dubitato? No, ho spesso avuto la certezza. Che poi però se ne andava come in un sogno. Non è facile essere uomini. Lo capisci? E lo riconosci? Sì. Figlio dell'uomo, addio. Sognatore, poeta, tu che comprendi meglio la vita, se anche ti arresti nel tuo volo e piombi verso il fango terrestre, tu lo sfiori solamente, te ne liberi. Adesso io parto, in quest'ora suprema, in cui è forza staccarsi da un amico, da un luogo, come cresce la mancanza di quello che hai amato, il tormento per ciò che si è troncato. Ora conosco la pena dell'essere. È questo che vuol dire essere uomini. Rimpiangi anche chi non hai amato. Ti penti per errori non commessi. Vuoi partire? Vorresti rimanere? Il cuore ti si lacera. Contrasti, disarmonie, incertezze. Come due cavalli spinti in versi opposti che ti dilaniano in ogni senso. Adesso parto, ma nei luoghi in cui ora salgo io mi ricorderò dei tuoi fratelli. Io porterò il loro lamento fino al trono in nome tuo. Perché quanta compassione mi fanno gli uomini. Addio. Figlia mia, entra nel castello, si ode musica, il fondo è illuminato dal castello in fiamme e ora mostra una parete di volti umani, dolenti, interroganti, disperati. Mentre il castello brucia, il fiore sul tetto sboccia in un gigantesco crinetto. Tempo e spazio non esistono. Su una base minima di realtà, la fantasia fila e tesse nuovi motivi. Tutto è possibile e